Ma ciao a tutti! Ad oggi siamo abituati ad avere misure precise di qualcosa o di un animale. Proprio questi ultimi però sono imprevedibili. Possono essere enormi o piccoli e spesso non importa nemmeno di che razza siano e in che modo siano stati classificati. Oggi andremo a vederne alcuni che sono completamente fuori misura o comunque hanno delle parti del corpo molto strane, nonostante la loro razza. Se non mi credete, se duraiatevi, ricordatevi di rimanere fino alla numero 1 per il colpo di scena e passate a iscrivervi prima sul mio canale Telegram di sconti ufficiale, dove potrete trovare errori di prezzo di Amazon, eBay e tanti altri siti online e ovviamente sconti assurdi che nei negozi non vedrete mai. Link in descrizione per unirvi al mondo del risparmio e partiamo! Numero 10, Yuki, il lupo gigante. E partiamo col botto, con questo bel lupacchiotto dalle dimensioni assurde. Si chiama Yuki e verso la metà dell'anno scorso ha conquistato il web per via del suo aspetto. È un cane lupo, precisamente il lupo grigio all'87.5%, husky all'8.6% e pastore tedesco al 3.9%. Il padrone lo aveva ricevuto in regalo da un amico per il compleanno e un giorno ha chiamato i volontari del Shy Wolf Sanctuary Education and Experience Center in Florida, una riserva per animali abbandonati, perché stava diventando troppo grosso. La squadra di volontari è andata a prenderlo di corsa, notando in un primo momento che aveva anche subito degli abusi. C'erano ferite qua e là per il corpo e addirittura necessitava di un'operazione chirurgica. Dopo averlo rimesso in sesto è tornato come prima, felice, amichevole e pieno di grinta. Ad oggi gioca con gli altri lupi nel santuario e si fa viziare volentieri da tutti gli esseri umani che passano a salutarlo. In effetti è diventato davvero molto grosso e il padrone ha almeno avuto la decenza di chiamare qualcuno invece di abbandonarlo, ma questo non perdona il fatto che lo avesse maltrattato. Numero 9, Humphrey. Avete presente i tori, no? Anche se i dati sono abbastanza diversi da allevamento in allevamento, di solito hanno misure medie che vanno, per il peso, dai 500 a 600 kg e per l'altezza dai 125 ai 135 cm di media. Non bisogna affatto scherzare con questi bestioni, si sa mai. Eppure ce n'è uno nel mondo che detiene il record per il più piccolo del mondo e posso già dirvi ora che è assolutamente adorabile. Si chiama Humphrey e ha un'altezza di 67.6 cm. I suoi padroni stavano per comprarlo ad un'asta, pensando fosse un vitello, ma non lo era per niente. Alla fine l'hanno preso. In quell'anno aveva già 2 anni, quindi per il mondo animale già adulto. Un adorabile adulto. Ma non per questo la famiglia adottiva lo ha gettato via o altro. Anzi, lo hanno amato ancora di più, trattandolo come un cane piuttosto che un toro. Eppure la neonata lo adora e di tanto in tanto lo cavalca. Non è per niente pericoloso. Numero 8, Cocoa, il coniglio gigante. Ho visto tanti animali grandi nella mia vita, ma vedere questo coniglio gigante mi ha sconvolto sul serio. Cioè, mi sembra di essere dentro un film di animali mutanti che tra un po' conquisteranno il mondo. Uno compra un coniglio pensando rimarrà piccolo e coccoloso e invece ecco Cocoa. Non ha gabbie che lo bloccano e quindi salta per la casa giocando con la piccola come se fosse un cane, anche perché in piedi si avvicina tantissimo alla sua altezza. La specie di cui fa parte è quella dei conigli continentali giganti. Sono conigli che possono arrivare a misurare 1 metro tranquillamente. E il più lungo arriva a 1,32. Assurdo. Ovviamente ci sono anche piccoli grandi problemi da sopportare. Se non viene nutrito comincia a mordere ogni genere di cosa. Beh, i più piccoli della famiglia no perché li ama tantissimo, ma dei mobili non gliene frega niente, compresi tappeti, tende e vestiti. Ovviamente direte, beh, quindi cosa ci vuole? Basta dargli il cibo. Beh, la spesa minima per questo cibo è di quasi 200 euro al mese. Numero 7, Bertie, la tartaruga più veloce del mondo. Non avete sentito male. Ok, non siamo ai livelli di un qualunque altro animale, ma siamo sopra gli standard delle tartarughe normali. È considerata la più veloce della sua specie, perché riesce a fare 5 metri in 20 secondi, battendo il precedente record di Charlie, un'altra tartaruga che nel 1977 li aveva percorsi in 44 secondi. Una sfida tra titani, credo. Bertie vive in un parco nel Regno Unito e i suoi proprietari sono orgogliosi di lei. Quando hanno saputo di Charlie hanno provato a vedere se poteva fare lo stesso e in effetti ne era capace. Avevano solo paura non ripetesse le stesse performance davanti alla telecamera. Non volevano obbligarla a fare niente visto che la amano con tutto il cuore. Numero 6, Isidoro, l'asino. No, non voglio offendere nessuno che si chiama Isidoro. Quindi se siete qua a guardare il video, scusate Isidoro di tutto il web.
Comunque abbiamo uno degli asini più grandi del mondo, alto ben 1,59 m, ed era la star dell'edizione del 2016 del mercato concorso del cavallo murgese e dell'asino di Martina Franca, dove oltre all'altezza si controllavano ovviamente tante altre cose. Anche se non ha vinto il concorso, è rimasto nella mente di tutti quanti per la sua incredibile stazza, e molti hanno cominciato anche a fare delle ricerche su di lui. E fermiamoci per la pausa quiz emoji come sempre. Chi sa dirmi oggi a quale film si riferisce questa sequenza? A. Toy Story, B. Shrek, C. Mamma ho perso l'aereo. Lascerò un commento in primo piano dove potrete rispondere e ricordatevi di scrivere solo lì, se sapete la risposta, e ovviamente di lasciare un bel mi piace. Continuiamo. Numero 5. Poncio via il Longhorn texano. Questi animali sono chiamati Longhorn del Texas e sono una razza bovina, simboli del Texas. Sono al 100% sicuro che li avrete visti da qualche parte in TV o in un film o una serie, anzi pure nei cartoni volendo. Tra loro però ce n'è uno davvero particolare. Questi animali sono chiamati in questo modo per le lunghe corna, ma Poncio Via è quello a battere ogni genere di record. È entrato nel libro dei Guinness per le corna più lunghe, circa 323 cm. Più di 3 metri di spazio gli servono per camminare. Chissà come cavolo fa a non cadere ad ogni passo. Deve essere un peso enorme, un mal di testa disumano. Nonostante questi enormi problemi, i suoi padroni riescono a mantenerlo. E hanno adattato alcune zone apposta per lui. Vivono nella cittadina di Goodwater, Alabama, se siete interessati a fare una visitina. Perché può non sembrare, ma è davvero un amichevole bovino di quartiere e gli piace fare amicizia. Numero 4. Samson, il gatto. Forse lo avrete già riconosciuto perché su Instagram ha più follower di me e di tanti noi. Infatti Samson ha un account con 223.000 follower. Pazzesco. Su Instagram è alla pari di tanti altri influencer e manco parla la nostra lingua. È diventato famoso un paio di anni fa per essere il gatto più grande del mondo. Oltre al muso adorabile e il pelo morbido, pesa 13 kg ed è alto 1,22 metri. Spesso viene confuso per una lince o addirittura un cane e a discapito di quello che dicono alcuni non ha grasso in eccesso. Viene curato sempre nel migliore dei modi e mangia in modo salutare. È semplicemente genetica la sua, visto che fa parte della razza dei Maine Coon. I gatti che crescono in modo troppo spaventoso a volte. Ovviamente come ogni altra bestia di queste dimensioni ha bisogno di molto cibo. Cibo che viene a costare una media di 120 euro al mese. A volte il padrone gira per New York con l'animale e tantissimi anche vedendolo dal vivo dubitano sia un gatto. Per poi convincersi quando manco si fa accarezzare. Numero 3. Bombele, il cavallo. Dopo aver visto l'asino più grande del mondo, è ovvio che bisognava anche dare un'occhiata al cavallo più piccolo del mondo e carino. Oddio, è così. Allora, qui parliamo di Bombel. Vive in Polonia e, precisamente, è il più basso del mondo. Misura circa 57 cm ed è di razza Appaloosa, originaria del Nord America. È nato dai genitori di dimensioni normali ed è lui stesso normale dal carattere e dal comportamento. A volte addirittura sembra sorrida con questo faccino. Una volta a settimana è occupato con l'ipoterapia per bambini. Questi ultimi ovviamente lo adorano. Visto che non crescerà mai, è diventato il preferito anche di tanti adulti. Con i suoi simili non sembra avere grossi problemi, ma sfortunatamente è meglio non cavalcarlo e farlo correre. Insomma, se provate a salirci non penso finirà bene la cosa. Numero 2. Zorba il mastino. Ovvio che come qualunque buona classifica di animali che si rispetti ci sono sempre i nostri amici a quattro zampe. Eccovi Zorba, il mastino più pesante del mondo, da non confondere con il nome del vecchio Zeus che prima di morire era il più alto. E anche Zorba sfortunatamente non c'è più, ma quando era in vita pesava 155 kg abbondanti. Era nato il 26 settembre 1981 e aveva appunto vinto il Guinness World Record. Viveva in Inghilterra e adorava uscire e fare passeggiate serali e anche incontrare nuovi amici. Era un tenerone come pochi, nonostante il peso imponente. Ancora oggi nessun cane è riuscito a prendere questo record. Ripeto, Zeus era il più alto, ma non il più pesante. Prima di continuare con la numero 1, eccovi la risposta al quiz. Ovviamente era Mamma ho perso l'aereo, quell'incredibile film dove il protagonista per un motivo o un altro rimaneva separato dalla famiglia mostrando come perdersi e vivere senza i genitori. Una cosa che assolutamente non dovete fare. Numero 1. Capibara Gary. Alla numero 1, come sempre, eccovi la batosta finale. Melanie Tipaldos e suo marito Richard Loveman, una coppia texana,
hanno visto per la prima volta dei capibara in Venezuela e come ogni altra persona del mondo se ne sono innamorati. No, scherzo, io non mi innamorerei mai di un capibara. Oddio, per alcuni possono essere carini, ma per me assolutamente no. Opinioni personali, eh. Voi che ne pensate? Tornando al discorso, hanno deciso di adottarne uno da un allevatore dell'Arkansas. Ma c'è davvero un allevatore di questi animali? Ed è così che è arrivato Gary, che oltre ogni aspettativa è arrivato a pesare 50 kg o più. Sono mammiferi semi-acquatici molto intelligenti e gentili, ha dichiarato Melanie, che ha fatto montare una piscina in giardino per poter nuotare con lui ogni volta che voleva. Adora essere viziato e specialmente le coccole prima di dormire. Come ogni altro animale domestico. Sembra sia così obbediente che al primo richiamo arrivi subito davanti ai due, tutto contento. Insomma, una bella famigliola felice. E con questo concludiamo. Avete animali extra large in casa o strani? Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.